Grazie Presidente, grazie a tutti i consiglieri presenti, un vivo ringraziamento ai consiglieri di maggioranza perché hanno colto, secondo me, appieno il senso di questa manovra di assestamento che abbiamo realizzato. Non solo li ringrazio anche per un altro motivo, perché hanno saputo cogliere alcuni aspetti che non avevamo colto come giunta e attraverso gli emendamenti di commissione che sono stati anche discussi sono emerse ulteriori disponibilità ma soprattutto azioni che adesso porteranno ulteriore beneficio a tutte quelle criticità che sono state evidenziate anche dalle opposizioni, perché ritengo che anche il contributo utile e costruttivo delle opposizioni sia arrivato, sempre con quella dialettica politica che a volte appanna, offusca il principio, insomma, di interesse pubblico, però certamente diciamo, le osservazioni e considerazioni sono andate proprio nella direzione, credo, auspicata da tutti i cittadini romani. Riguardo alle osservazioni che mi sono state portate in merito all'intervento del capogruppo di Fratelli d'Italia, volevo soltanto specificare questo. Da una parte ringraziare il consigliere De Priamo che ha in qualche modo chiarito quali erano i termini e le indicazioni che venivano date dal suo capogruppo e che quindi recepisco favorevolmente. Ritengo che sia stato un ottimo chiarimento perché siamo tutti quanti interessati a garantire tutti i cittadini romani affinché possano avere servizi decorosi e una qualità che sia quella che tutti quanti ci aspettiamo. Quindi su questo assolutamente piena sintonia, come credo ci sia piena sintonia sulla Costituzione, quindi sulla tutela dei diritti costituzionali sui quali tutti quanti dobbiamo necessariamente dare la nostra attenzione. Quindi anche su questo credo che ci sia piena sintonia. E proprio partendo dalla Costituzione volevo soltanto chiedere, il mio è un appello a tutte le forze di maggioranza e di opposizione, di aiutarci a fare qualcosa di più. E quel qualcosa di più riguarda il primo articolo, insomma, della Costituzione, in cui si parla che la Repubblica è fondata sul lavoro. Io credo che il vero tema oggi in quest'Aula non sia tanto, diciamo, la disparità di trattamento che sicuramente c'è e sulla quale bisogna intervenire, ma probabilmente sulla crisi e sulle difficoltà che ci sono in termini di occupazione, di prospettive sull'occupazione, quindi sul lavoro, e credo che un intervento forte da parte di questa amministrazione, maggioranza e opposizione insieme, possono produrre un beneficio concreto e reale a tutti i cittadini e a tutti coloro che con coraggio ogni giorno alzano le loro serrande e cercano di portare avanti le loro attività. Ecco, io credo che su questo e su tante altre cose un dialogo e un confronto sia essenziale e troverete certamente tutti quanti, noi, tutta la Giunta, ma anche tutti i consiglieri e credo anche tutta la città pronta a scommettere su questo risultato. Noi abbiamo pensato che il percorso si potesse fare era quello legato al progetto di coinvolgere le forze sociali, le forze dei lavoratori e delle lavoratrici della città che aspettano da tanto tempo degli stimoli e dei segnali in questa direzione. Col progetto Fabbrica Roma credo che la sindaca abbia dato un segnale forte e chiaro a tutta la città, a tutte le organizzazioni professionali, datoriali e a tutti gli imprenditori e tutti coloro che hanno voglia di investire in questo progetto. Il progetto è quello di rilanciare una città che ha bisogno di tanto. Io credo che anche i numeri di cui abbiamo parlato oggi abbiamo detto 132 milioni, se ci ricordiamo bene, sono numeri importanti, sono numeri che vanno nella direzione che ci stiamo dicendo, cioè nella direzione di costruire quel tessuto economico, sociale, produttivo che fino adesso è rimasto non valorizzato appieno. Quindi credo che un ragionamento successivo a questo momento di assestamento con tutte le forze politiche produrrà un beneficio serio e importante.
Credo che tra i ringraziamenti che vanno fatti c'è anche un ringraziamento speciale agli uffici della ragioneria, in particolare della terza UO del bilancio, perché sono stati presenti, qui è presente il responsabile dottor Cervi, il ragioniere generale, il segretariato che ha contribuito profondamente anche nella gestione di tutte le fasi della manovra di assestamento. Ritengo che sia un obiettivo importante per questa amministrazione, perché piano piano, con quelle logiche che vi abbiamo detto, cioè ricostruendo una equità tra i vari municipi, abbiamo cercato di restituire dignità a tutti i territori. L'ultimo esempio, e su questo appunto il ringraziamento è credo esponenziale, va all'emendamento fatto dalla Commissione presieduta da Marco Terranova, perché ha riconosciuto nel lavoro degli uffici municipali che hanno accertato per cassa sanzioni sulla parte urbanistica, che hanno completamente restituito agli stessi territori sulle quali quelle sanzioni sono state applicate. Quindi è proprio quel principio di perfetta corresponsione tra coloro i quali vengono sanzionati, vengono, quindi quelle risorse che vengono recuperate attraverso le sanzioni non vanno a vantaggio di altri territori, bensì ricadono direttamente sullo stesso territorio. Quindi, a fronte di una situazione, di ammenda o comunque manchevolezza da parte di alcuni cittadini, ci ritroviamo un beneficio su quello medesimo territorio e quindi anche gli altri cittadini ne possono beneficiare. Ecco, credo che questo meccanismo che noi cercheremo di valorizzare e mantenere, proprio questo principio che i consiglieri di maggioranza hanno cercato di trasmettere all'amministrazione, sia un principio che cercheremo di valorizzare e di conservare. Quindi, ripeto, come abbiamo sempre detto, i territori per noi sono il punto di partenza, cioè i municipi sono il punto di partenza. Lo sono anche con le ultime delibere che abbiamo presentato ieri in conferenza stampa, due delibere essenziali e importanti, che vanno nell'ordine anche di molti degli emendamenti che ho visto, perché gli ultimi emendamenti che abbiamo comunque rigettato, quelli di Fratelli d'Italia, in realtà sono già accolti perché sono accolti in una progettualità che l'amministrazione ha messo in campo con ben due delibere, una delibera di indirizzo programmatica sulle politiche abitative, su come sostanzialmente deve essere affrontato il disagio alloggiativo, e la seconda delibera che è quella che istituisce un nuovo meccanismo di assistenza per le persone fragili, per le persone che si trovano in fragilità non solo sociale ed economica, ma anche in condizioni di fragilità abitativa. E anche su questo credo che il percorso che si è portato avanti è essenziale. Ho anche potuto leggere dalla stampa, e anche mi sembra che sia stato ripetuto in quest'Aula, che alcuni degli interventi, o comunque gli interventi che abbiamo promosso e stiamo promuovendo, sono interventi che provengono da altre amministrazioni. Allora, ripeto, qua il ragionamento non è dare o mettere una bandierina su chi ha fatto o non fatto qualcosa. Qui noi riconosciamo, se ci sono degli strumenti che hanno funzionato e stanno funzionando e che provengono anche da altri attori nel principio della continuità amministrativa, noi quegli strumenti li manteniamo. E ringrazio sicuramente la lungimiranza dell'amministrazione Marino, che ha visto in uno strumento già comunque adottato precedentemente, circa 10 anni prima, un'opportunità per l'amministrazione. Quindi su questo sicuramente concordiamo. Il problema è che quello strumento non è sufficiente, altrimenti non ci troveremmo in queste condizioni. E allora abbiamo pensato di potenziare, mettendo e inserendo nuovi strumenti, abbiamo pensato di costruire un meccanismo di valutazione anche delle fragilità e che consentisse una maggiore equità proprio all'interno di fasce molto delicate della popolazione. Quindi su questo abbiamo lavorato. Credo che l'intervento che sia stato fatto anche per quanto concerne
le nuove opportunità alloggiative vada valorizzato correttamente, perché, ripeto, il contributo all'affitto, e invito quindi anche in questo momento la Regione a ricordarsi che vanno destinate le risorse anche per quest'anno, ci auguriamo che sul 2017 ci siano queste risorse, affinché si possa garantire ai romani che hanno bisogno e necessità di questa assistenza possa essere assicurata. Noi faremo la nostra parte, come la stiamo già facendo. Noi stiamo già garantendo il sostegno a molte famiglie, vi abbiamo raccontato di come abbiamo costruito un meccanismo di restituzione di risorse sui territori per abbattere le liste di attesa sulla EC, per fare un esempio, ma poi ci sono i minori, ci sono gli anziani, c'è tanto da fare, e quindi su quello abbiamo dimostrato che stiamo riportando in equilibrio anche questo meccanismo di corresponsione di risorse sui territori. Abbiamo abbassato molti municipi, molti presidenti di municipio mi hanno ringraziato perché hanno detto che finalmente trovano risposta in un'amministrazione centrale che fino a quel momento non aveva visto o non aveva guardato ai territori con l'attenzione con la quale stiamo guardando noi. E quando si parla appunto di disabilità, quando si parla di minori, quando si parla di anziani, vi assicuro, e lo potrete vedere e lo potete vedere costantemente se verificate come vanno avanti gli impegni di spesa sul bilancio, verificherete che gran parte delle risorse che noi cerchiamo di destinare immediatamente ai territori vengono subito impegnate dalle singole strutture. Questo è importante perché vuol dire che quelle richieste che provengono dai territori vengono subito assecondate e trovano poi una risposta concreta a livello di servizi e di opportunità. Quindi, ripeto, anche questo lavoro di cui vi sto parlando è sempre un lavoro per cui ringrazio sempre i colleghi della Ragioneria che vedo anche presenti qui, quindi sono in aula, ringrazio perché hanno anche lavorato proprio per questo, per trasformare un bilancio non soltanto in un bilancio di numeri, ma in un bilancio di persone. Quindi grazie e buon lavoro a tutti noi che siamo chiamati comunque, dopo questo assestamento, a garantire non solo equilibri e efficienza di questa amministrazione, ma soprattutto a dare risposte concrete con i nostri atti e la nostra azione amministrativa e politica per propria competenza sulle ulteriori e tante necessità che questa città ha bisogno di trovare soluzione.